Unlimited, con Ancient dal 21 al 24 marzo a Palazzo Morando a Milano, è di scena la profumeria artistica con installazioni e stanze olfattive create da 15 marchi di profumeria, fra cui Acqua di Stresa, Agonist, Bond numero 9, Naso Matto, Sixth Sense. Si tratta di un percorso multisensoriale che coinvolge anche la moda. Infatti, il visual team di Antonio Excelsior mette in contatto il mondo delle fragranze con quello degli accessori. Il gruppo Roberto Cavalli ha rinnovato con Dressing fino al 2020 il contratto di licenza per la linea Class. Il brand oggi conta su una rete distributiva di oltre 900 negozi in 60 paesi e l'obiettivo comune è quello di rafforzare la presenza di Class Roberto Cavalli sia in Italia sia all'estero, soprattutto nei mercati emergenti. Serenza, sito europeo di e-commerce di calzature, ha chiuso il 2012 con un fatturato di 131 milioni di euro e una crescita del 30% rispetto al 2011. Prevede inoltre ulteriori sviluppi per il 2013 grazie alla costante collaborazione con designer emergenti di tutto il mondo, il cui sito garantisce un'ottima vetrina di visibilità con i suoi 2 milioni e oltre di utenti in tutta Europa. Blauer, il marchio prodotto e distribuito dall'azienda veneta FGF Industry, torna sul grande schermo con Buongiorno Papà, la commedia diretta da Edoardo Leo con Raul Bava, prodotta da Italian International Film in collaborazione con Medusa Film. Blauer è da sempre tra i brand maggiormente ricercati per gli outfit dei protagonisti di film tra i più rappresentativi del cinema italiano. Con questo è tutto, grazie e arrivederci alla prossima edizione di TG Newsletter, Fashion Illustrated.